Buon pomeriggio amici di Rubrica Social, benvenuti alla nostra 57esima puntata con il format settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto altro per famiglie e bambini. Questa settimana in edizione speciale per trattare un argomento veramente molto interessante e delicato abbiamo un ospite d'eccezione, ma tra poco vado a presentare. Prima, come sempre, io ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e vi invito soprattutto a condividere questa diretta per fare arrivare a quante più persone è possibile l'importante messaggio che lanceremo di qui a breve. Ok, quindi condividiamo come faccio adesso io in questo momento. E poi, come sempre, io ringrazio tutti coloro che ci aiutano proprio nella realizzazione di questo format, in particolare il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo e il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano, e ringrazio tutti voi che vi state collegando e che ci seguite sempre, e passo a presentarvi il pezzo forte di questo format, iniziando come sempre dal nostro poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, educatore, pensatore, formatore, esperto di etica, maestro di vita, storico, anche esperto di virtus, Daniele Buonpane. Daniele. Buonasera Mimmo, grazie per la tua splendida presentazione che non manca mai. Buonasera Dominga e buonasera e do il benvenuto al presidente della Virtus Vision Carmine Montesano. Ecco. E poi presento subito l'altra meravigliosa opinionista, ecco, sempre più affascinante possiamo dire, Dominga Cozzolino, la nostra cantante, artista, musicista, insegnante di canto. La sua voce accompagna le serate romantiche. No, napoletane, vero Dominga? Grazie per essere con noi. Grazie, grazie a te Domenico. Ma più che serate romantiche, io direi anche musica dance, da ballo, revival, ci divertiamo un po'. E buonasera Carmine, è un grande piacere per me conoscerla. Ecco, e poi, anche per me. E poi è arrivato il momento di presentare, ecco, il nostro ospite. Abbiamo con noi stasera il presidente della Virtus Piscina. Oltre che presidente, è una persona veramente straordinaria, meravigliosa, ci dirà tante cose, quindi ascoltiamolo con tanta attenzione. Innanzitutto io ti ringrazio, Carmine, per aver accettato il nostro invito e stare qui con noi questo pomeriggio, questa sera. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità. E io come sempre faccio, e lo faccio anche questa volta, ecco, so che però magari Daniele stasera sarà più buono, fai solamente attenzione alla famosa domanda al peperoncino di Daniele, perché a volte mette sempre un po' di piccante in alcune domande, non so se anche stasera lo farà, Daniele. Io credo che stasera le domande al peperoncino, più che farle a Carmine, le farei alle istituzioni, quindi possiamo stare tranquilli. E approfitto pure per salutare intanto tutti loro che si sono collegati, Carolina di Guida che ci saluta, Alfonso D'Angelo che dice buon pomeriggio a tutti voi, Gianluca Cascella che saluto e che saluta tutti, dice buonasera a tutti, Carmen Agostiniano, Stefano Di Vaio che ci saluta, Giuseppe Giuliano, buon pomeriggio a voi, un abbraccio, un saluto particolare al presidente, spero che si risolva più presto questo disagio. E poi ecco, ci segue tutta la polisportiva Virtus Piscina, alla quale va un grosso saluto e abbraccio da tutti noi, e salutiamo Daniela Russo. E allora io direi, no, insomma Daniele, prima proprio di partire con le domande, di mostrare insomma subito il video che così rende chiaro un pochino tutta la problematica, perché veramente è fatto bene, diciamo, insomma ci spiega tutto, o no Carmine, insomma, e poi, okay, poi lasciamo a voi le domande. Va bene. Recuperammo
noi della Virtus, ed era ridotta a tralicci, era stato vandalizzato e rubato tutto. L'abbiamo recuperata a nostre spese, con le nostre fatiche. Tutti questi sforzi in questo momento rischiano di essere vanificati. Questa struttura per il Comune di Napoli è destinata ad un'attività imprenditoriale. Penso che lo sport sarà utilizzato come mezzo per conseguire profitti e non per realizzare socialità come noi l'abbiamo concepita da 80 anni. E se abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto per recuperare questa dendostruttura è soltanto per onorare questo dovere di cittadinanza attiva che ci vede protagonisti della crescita morale e sociale della nostra comunità. Ci troviamo all'interno della tendostruttura di via dei Torralavigna a Piscinola, una tendostruttura donata dal CONI al Comune di Napoli nel 1981 in seguito al terremoto. Poi la struttura fu abbandonata, vandalizzata e coperta da vegetazione spontanea tipo foresta di Jumanji. Negli anni 2000 questa struttura la recuperammo noi della Virtus ed era ridotta a tralicci che guardavano il cielo. Era stato vandalizzato e rubato tutto. Il terreno era ricoperto di siringhe e c'erano anche carcasse di auto abbandonate. L'abbiamo recuperata a nostre spese, con le nostre fatiche e con il tempo che abbiamo sottratto alla nostra disponibilità e alla disponibilità delle nostre famiglie. Tutti questi sforzi in questo momento rischiano di essere vanificati. Secondo il Comune, questa struttura va assegnata ad operatori economici che siano iscritti alla Camera di Commercio, qualifica che noi non possiamo avere perché siamo una società sportiva dilettantistica. Penso che lo sport sarà utilizzato come mezzo per conseguire profitti e non per realizzare socialità come noi l'abbiamo concepita da 80 anni. Noi siamo stati fondati da due sacerdoti nel 1945. Gli americani si acquartierarono nella scuola Tasso della piazza di Piscinola e ogni sera montavano questi canestri e giocavano a questo sport sconosciuto. Questi sacerdoti cercarono di italianizzare questo sport e da allora la pallacanestro è diventato l'elemento identificativo del quartiere di Piscinola. Intorno alla pallacanestro sono cresciute quattro generazioni di giovani. Possiamo dire che la stragrande maggioranza dei giovani di Piscinola è passata attraverso la Virtus. Noi abbiamo indirizzato una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella e per conoscenza a tanti rappresentanti sia dello sport che della politica. Noi speriamo che questa attività possa proseguire e contiamo molto sull'intervento congiunto di tutte queste personalità in maniera tale da poter arrivare ad una revoca del bando, ad una riflessione intorno a questo evento che sicuramente andrà condotto con gara di evidenza pubblica. Certamente non contestiamo né la procedura né il percorso, ma soprattutto contestiamo il contenuto. Non va fatto torto né alla storia di questa società, né al passato, né alla tradizione, ma soprattutto al diritto di cittadinanza attiva, che per noi coincide con un dovere. E se abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto per recuperare questa tendostruttura, è soltanto per onorare questo dovere di cittadinanza attiva che ci vede protagonisti della crescita morale e sociale della nostra comunità. Eccoci qua, mamma mia, che meraviglia. Intanto complimenti, Carmine, veramente, perché in pochi minuti è racchiuso tutto, no? Insomma, proprio dalla nascita al disagio che adesso si sta vivendo. E quindi io, diciamo, ti lascio alle domande di Daniele e Dominga, ma invito anche, che ne so, se ci sono delle istituzioni che poi magari, Daniele, vogliono intervenire, insomma, per dare un contributo in maniera positiva, possono tranquillamente farlo. Mandiamo il link e potrebbero dare, magari, che ne so, in diretta già un contributo. Allora, Daniele, parti tu con una considerazione. Sì, parti tu, Daniele, perché sinceramente io, vedendo questo video, ho avuto proprio un pugno allo stomaco. Cioè, in questo momento davvero non ho parole per quello che sta accadendo. Cioè, questo è fuori da ogni immaginario. E complimenti anche a chi ha realizzato il video, perché rende veramente l'idea e fa male. Ecco, mi ha fatto male vedere questa cosa, sinceramente, lo dico con molta onestà. Sì, vabbè, Fanpage è stato molto brava, diciamo, nel montare questo video, molto empatico, con grande enfasi. E poi, d'altro canto, Carmine è una persona, come dire, di un grande intelletto e grande cuore. Dal suo linguaggio aulico è arrivata a noi,
il senso di frustrazione che lui prova, che poi è un po' quello che proviamo noi tutti nel quartiere. La Virtus non è solo una società sportiva, è di più, è un'istituzione, è un luogo di aggregazione, è il nostro mondo, è la nostra seconda casa. Lì ognuno di noi ha depositato i nostri affetti. Ci sono bellissimi ricordi e speriamo che si possa concretizzare ancora qualcosa di bello. Infatti, la puntata di oggi, oltre a raccontare le gesta, no, gloriose di questa società, è anche un tentativo per creare le condizioni attraverso il nostro media per far sì che le istituzioni possano ascoltare e dare quanto più visibile possibile alla Virtus. E noi con tanta umiltà cerchiamo di farlo come l'hanno fatto appunto fanpage e altre testate a livello nazionale. Io a Carmine, più che fare domande, mi piacerebbe se lui raccontasse in primis un po' per sommi capi e in maniera spicciola la Virtus, non tanto quello che ha fatto in 80 anni come attività sportiva, ma cosa ha significato per lui questo sport, questa società nel nostro quartiere, che valenza ha ancora oggi portare avanti questo progetto culturale e sportivo che è quello della Virtus? Ma tu hai detto bene, la Virtus non è soltanto una società sportiva, o almeno la sua presenza non si esaurisce soltanto nella pratica della pallacanestro. Anzi, la pallacanestro, secondo l'articolo 1 del nostro statuto, è soltanto lo strumento, l'espediente per contattare le nuove generazioni e per contribuire alla loro crescita e formazione. Tant'è vero che poi all'articolo 2, al secondo capoverso sempre dello stesso articolo 2, ci proponiamo anche la tutela delle fasce più deboli. Quindi capirete, insomma, che non può essere compresso nell'ambito sportivo diciamo, una presenza che nel quartiere ormai è diventata un'istituzione, nel senso che è un prodotto culturale della comunità. E noi non ci siamo mai sentiti una società di pallacanestro, ma noi ci siamo sempre sentiti un prodotto della comunità. Apparteniamo alla comunità, ci sentiamo parte integrante di questa comunità, anche se questa comunità, a partire dalla ricostruzione scriteriata, scellerata, ha rubato un po', ha rubato anzi non un po', ha rubato tanto a questa comunità, a questo territorio, ha rubato storia, ha rubato tradizioni, ha rubato cultura, ha rubato quella robusta civiltà contadina sulla quale si reggevano poi i legami di vicinanza, di prossimità, del buon vivere sociale, del buon vivere comunitario all'interno del quartiere. Il territorio di Piscinola era un territorio ameno. Pensate che la 167 è stata ricavata dai terreni di Piscinola, terreni fertilissimi. Chiaramente ben più di me possono parlare della fertilità dei suoli coloro che li hanno coltivati, ma vi posso dire che tutta la estensione era coltivata a frutta di ottima qualità, a vini, vigneti, mele, pere, pesche, davvero, insomma. Non voglio dire è stato compiuto uno scempio, non voglio dire, però poteva essere gestita diversamente quest'opera di ricostruzione. E io non so con quanta lungimiranza sia possibile concepire una concentrazione di persone in un luogo senza che questo luogo sia anche depositario di una storia, perché molte volte soprattutto nei primi tempi, per Scampia, abbiamo parlato di non luogo, perché non aveva storia, non aveva storia. Palazzi che non avevano nessun rapporto fra di loro, condomini che non assumevano la qualifica di quartiere, non c'erano negozi, penso che nemmeno adesso ci sono. Anzi, io dicevo che in quella zona, non lo so fino a quanto tempo fa, non esisteva nemmeno la segnaletica longitudinale per terra, per cui se si faceva un incidente nella 167 sarebbe stato molto difficile concepire chi avesse torto e chi avesse ragione, perché mancava anche quella segnaletica orizzontale, tanto per dirvi. Eppure quella zona è stata completamente sottratta al quartiere di Piscinola, oggi territorio della 8ª municipalità. Mi sia consentito aprire un'altra parentesi abbastanza
dolorosa da questo punto di vista. Io non credo e non penso come si possa gestire una comunità di 100.000 e passa abitanti con un consiglio municipale che non ha nemmeno il potere di spostare una sedia da un punto all'altro. Io credo che siamo al limite della truffa istituzionale. Io sono stato consigliere di quartiere, prima nominato e poi eletto, ma il nostro era un consiglio di circoscrizione, comprendeva Piscina e Marianella, luoghi che comunque avevano una fratellanza già iscritta nella storia, e poi erano luoghi di 20.000, 25.000 abitanti, non certamente di 100, 100, 120.000 abitanti come la Scampia. La 167 adesso ha fagocitato completamente alla periferia, per cui noi siamo periferia di periferia. Credo che nessuno parli di Piscinola se non attraverso la pallacanestro. La pallacanestro dal 45 in poi è diventato veramente l'elemento identificativo di questa realtà territoriale. Piscinola è identificata con la pallacanestro. Prima si giocava in piazza, si giocava nella zona cosiddetta dell'Acquarone, quel campo che adesso vedete, di terra battuta, anni 50, primi anni 50, ospitava le attività della Virtus Piscinola, una società che già allora aveva un nome, un seguito ed una fama, se mi consentite. Tant'è vero che negli anni 60 ha partecipato a campionati interregionali di Serie B, e negli anni 2000, quando poi dal 76 in poi non è stato possibile più gestire le attività a campo scoperto, ci siamo rifugiati in una scuola e poi nella tendostruttura, abbiamo disputato campionati interregionali di C1 per 4 anni. Per 4 anni siamo stati la prima squadra cittadina, perché la Partenope in quel periodo non viaggiava in buone acque, quindi eravamo noi diciamo, e il Pozzuoli nella zona circostante, gli unici rappresentanti di questa realtà sportiva all'interno della nostra zona. Quindi ecco qui cos'è la pallacanestro a Piscino. Sì, infatti Carmine ha fatto un excursus molto bello, sia a livello antropologico, no? Che ha parlato quasi di questo luogo, non luogo, no? Come un po' quello che Thomas Mann chiamava utopia, utopos, no? Quel luogo che esiste solo come rappresentazione ideale, ma che non si trova, che noi a volte usiamo il termine utopia proprio per indicare una situazione quasi irrealizzabile, e ci ha dato proprio una panoramica di come sia sorto qualcosa in questo posto che non aveva nulla. Non a caso il campo della tensostruttura nasce in una selva oscura, è già lì, è, come dire, elemento emblematico che fa capire come dal nulla, con la passione e la dedizione di molti uomini come Carmine, sia nato un qualcosa di bello. Ci tengo anche a ricordare in questa puntata che per la realizzazione di tale campo c'è stato un contributo non solo in termini economici ma anche fisico di molte persone che purtroppo non ci sono nemmeno più. Quindi anche per onorare, per rispetto della memoria di chi ha dato l'anima e il cuore in questo campo, io a maggior ragione mi imbatto moralmente per far sì che la Virtus non perda questo luogo, che, come dicevamo, non è solo un luogo ideale, rappresentativo, ma è qualcosa di più. Diciamo, là c'è la nostra anima. Io intenderei il campo della Virtus come il cuore pulsante di Piscinola. Cioè, tutti i quartieri, tutte le vie sono le periferiche che portano al cuore, che è il campo della Virtus. Luogo, simbolo, come un faro in mezzo al mare, che richiama un po' tutti gli echi circostanti. E quindi la Virtus rappresenta veramente molto, e Carmine ce l'ha dato la prova evidente di quello che è stato. Sicuramente anche il decentramento, no, di queste maledette municipalità. Napoli è una città enorme, 10 municipalità che hanno un presidente che non ha poteri, come dice Carmine, nemmeno di garantire requisiti minimi di vivibilità, no? Lo vediamo stesso noi nel quartiere, che a volte non abbiamo nemmeno il minimo, no? Che basta. Quindi laddove, diciamo, viene creato questo decentramento, noi ci troviamo sempre soli. È vero, siamo periferia della periferia, ma forse più che periferia della periferia, io credo che siamo, come dire, ormai dimenticati dal mondo. Purtroppo questo marchio di Scampia tende sempre ad, come dire, ingobbare. Noi veniamo mangiati da Scampia, e questo è un dramma. Io infatti questo dissi: se fosse stato Scampia a posto di Piscinola, sicuramente tutti i giornali, tutte le TV
sarebbero corse per far sì che la Virtus non perdesse questo campo. Noi attualmente ci stiamo confrontando, no, con gli enti istituzionali a livello del comune, e infatti Carmine volevo capire anche il tuo rapporto di corrispondenza che sta avvenendo con il comune, volevo sapere in quali termini loro si stanno interfacciando, se ci sono dei tavoli di trattative per capire almeno la situazione in che fase sta, se si sta evolvendo o sta in una stasi. Allora Carmine, un attimo solo, presente, prima di rispondere io vorrei intanto leggerti giusto due commenti, quello di Stefano Di Vaio che dice: che orgoglio che sei Carmine, vicino a te fino alla fine, la Virtus non si tocca, grazie per quanto avete fatto per migliaia di ragazzi. E poi c'è Carolina Di Guida che dice: complimenti signor Carmine, ha perfettamente espresso il concetto, non può morire una storia di vita, spero si passino la mano sulla coscienza. Anche Alfonso ci dice: Virtus Piscinola, un'eccellenza del nostro territorio che va assolutamente tutelata. E poi l'ultimo che leggiamo è di Vincenzo Bonaurio, dice: bravo Carmine, Piscinola e Marianella sono quartieri martoriati e di continuo degrado. Adesso il colpo finale è perdere una realtà sociale e familiare come la Virtus Piscinola. Quindi veramente siamo tutti, vedi, con te Carmine, tutti d'accordo. Senti, per quanto riguarda il rapporto col comune, io qualche giorno fa ho detto a un giornalista del Mattino: di fronte a questo bando non ho scelto ancora quale atteggiamento emotivo tenere, se ridere o piangere. Non, veramente non so, se è più opportuno ridere o più opportuno piangere, perché è talmente... È talmente irrealizzabile per quanto ci riguarda, è talmente ridicolo, se volete, anche nella sua formulazione, sicuramente tecnicamente perfetta, giuridicamente inattaccabile, ma che oltretutto noi riconosciamo nella sua cittadinanza giuridica, per l'amor di Dio, è una gara di evidenza pubblica per una struttura che nominalmente è del comune, anche se il comune per questa struttura non ha speso né un euro, né una lira allora, né un euro adesso, e, si è soltanto giovata dei nostri sforzi, dei nostri contributi per il recupero di uno spazio che loro definivano pubblico. Ecco, questa è un'altra parentesi della quale che mi suscita abbastanza un'amara ironia. Ma voi conoscete quella situazione com'era, un traliccio circondato da vegetazione naturale spontanea che arrivava perfino a coprire i manufatti di che erano stati costruiti intorno, quindi non si vedeva nemmeno il percorso da fare per entrare in quella struttura. Hanno chiamato pubblico quello spazio, ma io per pubblico intendo uno spazio che sia, nel momento in cui viene definito tale, usufruibile dalla comunità. E io mi domando e dico: ma quando mai sarebbe stato usufruibile quello spazio senza l'intervento purificatore, se mi consentite, della Virtus Piscinola? Eppure lo sapete che per quella definizione di pubblico dello spazio noi stiamo pagando qualcosa come 40.000 euro divisi in 5 rate, ripartite in 5 rate. E questa somma l'abbiamo rinegoziata dopo 5 anni di sforzi e di mortificazioni subite, perché tante volte ci siamo sentiti trattati da parte del comune come gli occupanti abusivi delle vele di Scampia, come se noi fossimo stati veramente i contrabbandieri che avevano occupato uno spazio che il comune aveva a disposizione e che noi avevamo depredato. È proprio l'incontrario, lo sapete bene, è inutile che mi soffermi su tale. Anzi, così, per aprire una parentesi da questo punto di vista, mi piacerebbe rispondere all'assessore allo sport, se non sbaglio, la signora Ferrante. Stamane ho avuto la possibilità di ascoltare un audio di risposta ad una mamma perché le mamme sono molto più allarmate di noi, perché quindi sono molto più sensibilizzate di noi su questo argomento, perché loro pensano. Vivono il pericolo di dove mandiamo i nostri figli se chiude la tenda struttura,
perché a prescindere non c'è nessun luogo che possa fungere da punto di accoglienza valorialmente significativo, perché ci può essere anche un punto di accoglienza, però bisogna vedere i valori che circolano all'interno di quel luogo, perché i luoghi hanno un'anima, i luoghi esprimono una cultura, i luoghi hanno una storia, e noi nella palestra abbiamo tutte queste cose, ce le abbiamo concentrate lì. Comunque, tornando al discorso di prima, da questo audio la dottoressa Ferrante metteva in evidenza, rispondendo a questa mamma, che noi eravamo abusivi sulla dendrostruttura e che bisognava sanare questa situazione. Allora, io ho chiesto agli altri dirigenti di rispondere alla signora Ferrante e di chiedere un appuntamento alla signora Ferrante, in cui saremo in grado di poter documentare, quindi esibire dei documenti che comprovano il nostro buon diritto di essere presenti nella struttura e di non essere considerati abusivi. Né nel 2010, oltre a che stiamo pagando l'oblazione, cioè l'obbligazione l'abbiamo pagata per 4/5, perché l'ultima rata scade a febbraio 2023, ma ci siamo accollati anche il debito del CONI e della FIP. Quindi noi abbiamo anche, se qualcuno di noi esce pazzo, e quando finisce questa obbligazione può citare anche in sede giuridica di risarcimento danni, per la soddisfazione del credito, allora sapete bene che esiste una solidarietà di tipo passivo, paga uno per tutti, per cui quell'uno alla fine alla estinzione dell'obbligazione si può rivalere su tutti. E quindi se qualcuno esce pazzo può fare anche questo tipo di lavoro. Però noi confidiamo nel fatto che siamo persone sagge e difficilmente aderiremo a questa soluzione. Però mi piacerebbe dire alla signora Ferrante che noi col Comune abbiamo non solo un atto transattivo sottoscritto a giugno ad aprile 2019, poi abbiamo una convenzione formalmente protocollata e firmata con scadenza 31 marzo 2021, e poi una proroga concessa a causa del Covid, che è scaduta il 31 marzo 2022, poi un'ulteriore proroga che scade nelle more dell'espletamento della gara di evidenza pubblica al 31 luglio 2022. Allora io mi chiedo, ma il Comune sta commettendo favoreggiamento allora? Perché diciamo che incoraggiare un atto illecito significa commettere favoreggiamento, perché se noi fossimo abusivi, oltretutto non paghiamo nemmeno il pigione, ma noi paghiamo anche il pigione, noi paghiamo un canone di affitto di 720 euro e non abbiamo debiti e paghiamo tutte le utenze da 20 anni, compresa la TARSU. Quindi insomma l'assessore Ferrante insomma si deve meglio documentare sulla storia. Ci sono documenti, non sono parole, ci sono documenti che comprovano quello che sto dicendo. Ecco Carmine, allora veramente ci emozionano le tue parole, devo dire, perché traspira proprio la passione, no? E la sofferenza che tu provi proprio in questa circostanza, il disagio, no? Che si prova. Ma la passione è sempre un pati, è sempre un pati, è un soffrire e un gioire. E con te tutte le persone, non sei l'unico, nessuno ti lascerà. E io ti leggo anche il commento di Marco Enrico, che dice: la Virtus Piscinola, oltre ad essere una grande società sportiva, è un punto di riferimento, per cui le istituzioni possono anche venire a vedere sul posto, no? Insomma, il nostro capitano di qualche anno fa, Marco Enrico, che salutiamo. E poi Anna Rita Flaminio dice: la Virtus Piscinola è l'unico faro per i nostri ragazzi in una zona territoriale senza opportunità di svago. La Virtus Piscinola ha dato una sicurezza ai nostri ragazzi, contribuendo insieme a noi genitori ad una crescita sana con valori di lealtà e sportive. Io dico anche insieme ai genitori, ma insieme anche a tutto lo staff, Carmine, perché tu non sei solo, ma c'è uno staff meraviglioso di persone. No, ma io ti dico una cosa, Mimmo, tu per poco tempo sei stato anche dirigente della Virtus. La nostra è una società che annulla i nomi. Io adesso sono presente per fatto istituzionale, perché qualcuno ci deve pur mettere la faccia in questo momento, ma
ti posso sicuramente affermare che benedetta nella nostra società non ci sono ruoli, non ci sono funzioni, non ci sono prevaricazioni, ma è una comunità, la nostra società è una comunità affettiva, fondata sull'amicizia e sulla condivisione di una passione sportiva e civile allo stesso tempo. Allo stesso tempo. E quindi veramente i nomi sono annullati. In questi 80 anni, sapessi quanti presidenti sono passati e quanti dirigenti. E poi noi ci vantiamo di una cosa, noi facciamo ancora l'elezione per il presidente, lo sai? Abbiamo ancora una struttura democratica e la nostra modalità di gestione si basa ancora sul metodo democratico. Pensa a te, nelle società, in un momento in cui le società sono unidirezionali e vivono lo spazio di un mattino, noi questi mattini li abbiamo visti parecchi, parecchi, e abbiamo la fortuna di essere presenti in tanti, ad essere responsabili per la gestione di questa attività. È verissimo, confermo, e si respirare proprio di amicizia. E poi io penso i ragazzi che vengono là veramente vedono una famiglia, no? Come qualcuno ha scritto, al di là della società sportiva. Ma quando un ragazzo viene affidato a voi, no? All'istruttore, al dirigente, cioè ha come un padre, no? Insomma, che segue proprio un figlio, e quindi questo si percepisce, cioè si percepisce proprio amore nella struttura. Per cui è bene, insomma, invitare proprio le istituzioni magari a venire proprio là sul posto a vedere, no? Insomma, magari anche in anonimato vengono e danno un'occhiata, così possono No, no, ma percepire. guarda che l'assessore Ferrante è venuto sul posto, lo sai, e non in anonimato, e non in anonimato. Sì, E quindi conosce. voglio aggiungere solo una cosa perché Carmi, non perché abbia coinvolto me in primis, perché vedi sono una testimonial. Dal 2014 a questa parte la Virtus, tramite un mio progetto, fa anche etica sportiva, un progetto finanziato dalla Virtus e anche da Carmine Montesano qui presente. Questo progetto era un progetto che cercava non solo di formare degli atleti, ma anche degli uomini. Quindi stiamo parlando di una società che, come vedi, e ti sfido a farti giro di tutti i territori di Napoli, non c'è una sola società di Napoli che faccia un progetto come l'ha fatto la Virtus sull'etica sportiva. Cioè, noi, tu hai capito che stiamo facendo? Noi stiamo creando le condizioni di portare nella società del domani degli uomini che hanno dei principi, dei valori e una morale, al di là dello sport. E Al di questo là, solo al per di là. questo. Al di là dello sport, è solo per questo, quando il sindaco ha saputo questa cosa, si doveva vergognare. Dice, ma che stiamo facendo? Cioè, c'è una società che fa qualcosa che nessuno fa e noi gli tappiamo le ali. C'è una cosa vergognosa. Cioè, qua nessuno si è preoccupato della cosa più importante, del destino degli atleti, non solo dello sport in sé. Cioè, nessuno ha detto, fammi vedere, ma io mo ci do il campo ai ragazzi. Ma ce l'hanno un'alternativa? La dispersione dello sport. I ragazzi che togliamo dalla strada, nessuno ha considerato questi aspetti, si è guardato solo l'aspetto ludico o competitivo. Cioè, questi Economico. interrogativi sono Domenico, rilevanti, noi capito? Quella è la rabbia. ai nostri ragazzi diciamo sempre questo, e tu lo sai, Daniel, la pallacanestro per voi rappresenterà e rappresenta un momento del progetto di vita e prima o poi finirà la pallacanestro. Però la cosa importante è che voi potrete trasferire nella vita di tutti i giorni e nella vita che io vi auguro lunga da poter vivere e soprattutto da poter vivere in maniera significativa, in maniera responsabile per tutti quanti, i comportamenti appresi nella Virtus Piscinola, comportamenti di convivenza, di rispetto, di lealtà, comportamenti di riconoscimento del valore dell'avversario, ma soprattutto anche del riconoscimento del proprio limite. Oggi la società, soprattutto a Napoli, dove vediamo in modo particolare, la società non conosce più il senso del limite. Tutto è possibile laddove si pensa che tutto sia possibile. E questo è un momento molto grave, un momento antropologicamente negativo per la crescita di una comunità. E noi diciamo sempre questo ai ragazzi, guardate, chi fa sport ha una chance in più nella vita. Se non altro la chance di saper scegliere e di capire che la vita è fatta anche di scelte. Pensate ad un ragazzo che deve decidere se passare la palla o andare a canestro. È una scelta che deve esercitare in un arco di tempo che va da un millesimo di secondo. E pensate al senso di responsabilità e di dominio della passione quando si va sulla lunetta a 2 secondi dalla fine,
a parità di punti e bisogna segnare per vincere la partita. Pensate a tutte queste cose. Sono comportamenti che vengono introiettati e trasferiti. E trasferiti è quel senso della competenza. È questo il senso della competenza. Il trasferimento possibile di un comportamento acquisito in un luogo rispetto ad un altro luogo, ad un altro momento. Questo è il senso della competenza. E noi questo facciamo con i ragazzi, perché la pallacanestro prima o poi finirà. Sì. Bene. Si è fatto veramente un grande lavoro di inclusione, userei il termine che oggi va pure nelle scuole, l'inclusione. Si è fatto veramente inclusione nella Virtus e soprattutto attraverso un apprendimento fatto anche con gli esempi, perché i giovani mancano di esempi, di correttezza, di onestà. È tramite questi esempi che noi abbiamo proiettato con la Virtus la condizione tale che i ragazzi siano in campo, non solo in un clima sereno, ma siano proprio per un momento costruttivo, come ha detto Carmine, non solo nella frazione di millisecondi delle scelte agenti, ma proprio nell'orientamento del pensiero etico visto dal punto delle decisioni di correttezza rispetto delle figure. Tutte queste serie di valori. Di sano agonismo che distingue la grinta dall'aggressività. Sono due cose differenti. La cosa è la grinta. La cosa è l'aggressività, la grinta, la tenacia, la perseveranza e la cosa è l'aggressività. Ecco, Carmine, io poi volevo chiederti questo. In questo momento difficile, però c'è stata anche tanta solidarietà, no? Insomma, a parte per chi è coinvolto direttamente, come può essere la mamma, ma anche cioè, la risposta di persone, anche di altre società, no? C'è stata la vicinanza. Io adesso ti leggo anche un commento, no? Per esempio di Antonio Cerbone dice: a nome del gruppo Pallacanestro Fragola anni 70, forza Piscinola, l'accorato appello della dirigenza della Virtus Piscinola affinché l'attuale struttura in cui da decenni svolgono la loro attività sportive resti nelle loro disponibilità non può essere ignorato. In un territorio ad elevato rischio di dispersione e di degrado sociale quale il nostro, la possibilità per un quartiere periferico di poter usufruire di uno spazio di aggregazione. E poi c'è anche quest'altra considerazione, vedi, di Vincenzo Buonaurio dice: i politici di spessore sono venuti nel nostro quartiere da sempre, ma soltanto per prelevare voti. Adesso che serve una mano concreta, dove sono? Questa è l'unica realtà alla portata di tutti. Salviamo la Virtus. E poi Gianluca Cascella, che si rivolge all'assessore Ferrante, dice: ha fatto propaganda sulla tendostruttura, ma quando c'è stato bisogno del suo aiuto si è nascosta dietro la burocrazia, censurando i commenti sui social e bloccando chi cerca semplicemente risposte dalle istituzioni. Noi giovani ci dovremmo fidare delle istituzioni che reagiscono così? È proprio così, è proprio così. Sono d'accordo. Il problema sta proprio nella coerenza tra il dire e il fare, e perciò la politica sta perdendo credibilità, perché non c'è questo nesso di coerenza tra le parole pronunciate e gli atti adottati, proprio per questo. E allora bisogna rifondare la politica, perché la politica è una cosa seria e va fatta in maniera seria ed è fondamentale per la crescita delle comunità. La politica ha un solo obiettivo nella sua indeterminatezza: conseguire la felicità delle persone e della comunità. Pensate se questo obiettivo può essere lasciato in mano a delle persone incompetenti che non capiscono il nesso di coerenza tra il dire e il fare. Sì, è vero. Infatti, è vero. Parlando di questo, no, Carmine, io ti vorrei far ascoltare proprio la risposta del sindaco di Napoli, no, che abbiamo trovato, così poi la commentiamo. Bene. Sulla Virtus Piscinola questa questione la sta seguendo l'assessore Ferrante. È stato fatto questo bando su cui c'è un po' una diatriba interpretativa, cioè se la Virtus Piscinola può partecipare o meno. Chiaro che la nostra intenzione è quella di tutelare ovviamente la preesistenza della Virtus Piscinola in quella sede, fermo restando che noi abbiamo la necessità di una manifestazione pubblica. Questo ovviamente è un vincolo che noi abbiamo. Quindi adesso gli uffici stanno facendo una valutazione insieme all'assessore e poi decideremo. Ecco. E Camille, tu, oltre questo comunicato. No, dicevo, oltre questo allora, comunicato tu hai avuto. Senti. Sì. Dimmi. No, questo è quello che noi abbiamo trovato in rete. Sì, l'ho sentito pure io questa.
questa risposta è la risposta di un politico, chiaramente, che deve barcamenarsi tra due esigenze, e quindi trova difficoltà a scegliere anche il detto giusto. Va bene? Lasciamo stare, quindi lasciamo perdere le cose come stanno. Però io mi permetto molto modestamente di dire al sindaco che non è una questione interpretativa quella del bando, è una questione applicativa, non interpretativa, che noi il bando l'abbiamo capito bene, non c'è da interpretare. Il bando è chiaro, non c'è nessuna interpretazione né logica né lessicale che bisogna fare sull'argomento. Il bando è riservato ad operatori economici che siano iscritti alla Camera di Commercio, con tutte le conseguenze che si possono prevedere. Pensate che nei locali annessi all'impianto dovrebbe sorgere un bar, e da questo bar si prevede un incasso di 50.000 euro all'anno. Pensate, manca il Gambrinus a momenti. E un altro, a fianco dovrebbe sorgere un locale dove saranno venduti articoli sportivi. Noi abbiamo magliette della Virtus a 5 euro che non riusciamo più a vendere, non riusciamo più a piazzare, si immagini. Poi il campo dovrebbe essere dato in affidamento a 6 società. Pensate pure che noi, per fare tutta l'attività, ci rivolgiamo anche alla palestra Tasso, perché altrimenti non riusciremo a fare tutta l'attività. Pensate a 6 società su quella struttura. Se la giornata diventa di 48 ore, può darsi pure che si possa fare. Quindi veramente abbiamo detto si è abbattuto il limite e si abbatterà anche questo limite cronologico. Non lo so, insomma, non lo so, qualcuno l'ha pensato in questa maniera. Non solo, perché poi bisogna versare una fideiussione provvisoria di 31.000 euro e questi 31.000 euro all'atto dell'aggiudicazione diventeranno 152.000 euro, perché poi l'impianto della sua redditività è stato valutato in 1.500.000 euro. Quindi bisogna versare il 10% del suo valore redditizio in 10 anni. Allora, signor sindaco, la questione non è interpretativa. La questione è come dicono i politici, come dicono i matematici. Quando una situazione non presenta soluzione, non è un problema. Il bando per noi non è un problema. Non è un problema perché è talmente congegnato in maniera tale, in maniera così che io ho banalizzato e ho sintetizzato nella misura diciamo fruibile per una trasmissione radiofonica, una trasmissione come la vostra, non ammette assolutamente, nemmeno in forma associata, la nostra partecipazione, perché sta circolando un'altra favola metropolitana. D'accordo, la società sportiva potrebbe benissimo raggiungere un'intesa con un imprenditore. Quindi l'imprenditore si occuperebbe di cacciare 200.000 euro e la società sportiva si occuperebbe della palestra. Ma a che gioco giochiamo? Stiamo scherzando? Ci vogliamo prendere in giro? Ditemi voi, insomma, non ho parole. Perciò vi dicevo, non so se ridere o piangere. Infatti, Quindi, Gabriele, io chiedo voglio dire. solo questo, aspetta, quindi diciamo, noi già è qualche giorno, no, che insomma, tutto il territorio, compreso la società, si è mossa, ma ad oggi, diciamo, ci sono state proprio risposte concrete, cioè quali sono allo stato dei fatti oggi, insomma. Il giorno 16 ci sarà consiglio comunale. Noi abbiamo coinvolto i politici locali, i rappresentanti locali delle istituzioni. Loro si sono adoperati perché si formulasse un ordine del giorno unitario, maggioranza e opposizione. Quindi noi aspettiamo il giorno 16 per vedere Esatto. che effetto fa. Che Perché in effetto fa? questo bravo E Cami, poi perché abbiamo lui programmato, se mi consentite, per il giorno 20 abbiamo programmato una marcia a Piscinola, una marcia con tutti i ragazzi e per il quartiere, così per portare anche all'esterno il senso del nostro disagio e tenere sempre. cercare la sensibilità. Però devo dire questo, mi stanno avvicinando persone che della pallacanestro non hanno mai visto nemmeno il pallone e mi stanno avvicinando per dimostrare quel loro interesse e la loro preoccupazione perché una struttura come quella di Piscinola sia chiusa al territorio.
Questo è un fatto molto importante, un fatto molto bello, perché testimonia che veramente che la Virtus a Piscina è qualcosa di più e di diverso. Assolutamente. E poi, come hai detto tu, in questo non c'è colore politico, no, destra-sinistra. Mai, È mai, mai, veramente mai. uniti, no? Insomma, dovrebbero essere, no, le istituzioni in questo momento darsi una mano per aiutare la Virtus. Questo Sì, l'appello. infatti se c'è un'unica nota positiva, una sola, è proprio questa, la solidarietà del quartiere e Sì. questo aiuto politico senza nessun tipo di colore e di senso di Assolutamente, appartenenza. questo è vero, Però io questo è voglio dire vero. una cosa e chiedo scusa, perché purtroppo non sono i nostri politici del quartiere che hanno potere, no? In questo momento. La signora assessora, io sono, vabbè, evito di dire realmente quello che penso, cercherò di essere gentile, educata, però quello che io credo, non si può fare politica senza guardare i contenuti. Cioè, questa signora non si è preoccupata di conoscere la vostra storia. Cioè, non si può, il comune non può mandare un assessore a controllare una struttura e a vedere qual è l'attività che frutta di più, perché la politica non deve fare questo. La politica non deve cercare di costruire qualcosa per guadagnare. La politica deve fare qualcosa per far star bene noi. Quindi questa signora vorrei capire che cosa è venuta a fare l'ispezione, che cosa è venuta a fare lì a vedere se voi facevate bene lezione di base, che cosa è venuta a fare, perché non ci ha capito nulla. Perché è Amici, venuta lì la signora? è Lei venuta a ha già visitare, deciso, è stata l'assessora ha una visita di già cortesia, deciso. una visita di cortesia fu all'epoca, Ma a me quello che percepisco, a cavallo di quello Natale, che se ricordo bene. la mia sensazione è che hanno già deciso, perché sinceramente questa è una mia terribile sensazione, mi auguro di sbagliarmi, spero che loro si rendano conto di quello che stanno combinando, ma non c'è una reale ricerca da parte di questa signora che non conosco, ovviamente nulla contro di lei, ma non c'è stata proprio la ricerca di capire quello che voi siete e quello che voi fate per il territorio, non solo per i ragazzi iscritti, ma appunto per il territorio. Ho visto quell'immagine bellissima col drone. Il tendone da sopra quasi non sembra Marianella. Io a volte sono un po' polemica, no? Perché dico magari vedo le strade un po' sporche. Un po' mi dispiace perché ovviamente questo è il mio quartiere. Io vorrei, mi ricordo Daniele, cito il nostro poeta che qualche puntata fa disse, parlò di bisogno di bellezza. È vero, io mi ci riscontro in questa cosa. Io ho bisogno di bellezza. E quando ho visto quel tendone dall'alto al centro, il cuore pulsante, come dicevano prima i ragazzi, c'è una cosa bellissima. Voi ci state togliendo qualcosa di bello. Cioè, io non lo posso accettare. Allora sì, facciamo anche la marcia, facciamo manifestazioni, facciamo qualcosa. Anche se non ci daranno retta, perché tanto molto probabilmente non ci daranno retta, ma noi dobbiamo far capire a questa gente che esistiamo, che abbiamo voglia di bellezza, che abbiamo voglia di vivere, di esistere. È vero. Grazie. È proprio così, grazie. No, E poi, grazie a lei, è lei che dobbiamo ringraziare. ecco, io vorrei pure far ascoltare, prima di lasciare la parola a Daniele, diciamo, e mostrare anche alcune immagini, no? Insomma, proprio dei ragazzi che penso anche loro, no? Poi sono anche bambini, insomma, che sentono tutte queste voci, e quindi poi posso anche immaginare la loro sofferenza che si portano dentro, no? Nel immaginarsi poi perdere, no, questo luogo. E quindi ci sono tanti appelli dei ragazzi. Oh no, insomma, Carmine, anche questo, cioè, guardare negli occhi, no, questi meravigliosi ragazzi, questi bambini che giocano, che si divertono, che crescono, no? E pensare che magari il futuro possa essere poi interrotto bruscamente da un bando, È e molto questo, no, che ci triste, lascia guarda. l'amaro in bocca, no? È molto triste, molto triste. Noi abbiamo, pensa, qualcosa come 200 atleti che vanno dai 4 anni. C'è un bambino che ha 4 anni, il primo della lista, fino ai 35-36 anni, i giocatori della C1, della C2. Sono tutti preoccupati, tutti, ecco, tesi per questa storia, per questo futuro incerto.
Perché poi diciamo pure una cosa, non è che accoglie solo i ragazzi, ma ci sono anche tante ragazze, no? Insomma, c'è la squadra femminile, no? Che è un orgoglio, no? Qua li vediamo come... Mimmo, l'Under 13 nostra è una delle 7 squadre della Campania. È talmente che non si riesce a fare il campionato in Campania che noi siamo costretti ad andare in Basilicata. Tanto è vero che giochiamo pure a Potenza. Tanto, pensa te. A Napoli non c'è nessuno, ce n'è uno al Cercola e basta. Perciò dico, è veramente un centro di aggregazione trasversale, insomma, ragazze, ragazzi, adulti, bambini. Guarda, veramente, come dire, viviamo questo disagio tutti quanti, questa preoccupazione più che altro, perché ci sentiamo preoccupati, ecco, Carmen, insomma. Sì. E magari qualcuno che ci rassicurasse, no, un pochino, che direbbe: guarda, però aspetta un momento, perché non è tutto, perché anche le parole di Dominga mi hanno messo ancora più, no, Dominga, perché tu sei un po' pessimista, insomma. No, non è che sono pessimista, sono dispiaciuta. A me questa cosa fa stare male e sono preoccupata, come dici tu, perché se arrivano a fare questo, che cosa faranno oltre a questo? Cioè, come potete voi solo immaginare di farvi venire in mente una cosa del genere, di fare un bando di un'attività così longeva nel tempo, così importante, in un quartiere dove c'è bisogno di questa cosa qui? Anzi, il comune dovrebbe impegnarsi ad aiutare queste realtà. Cioè, io mi sarei aspettata che il comune dicesse: avete bisogno di qualcosa? Ci basterebbe la sua neutralità. Appunto. Io perché... non sono pessimista, io sono proprio dispiaciuta, Domenico, perché io non, cioè, io la trovo una cosa surreale. Prima l'ha detto Carmine, è surreale, è vero, è surreale. E poi noi, in realtà, se ci riflettete, nel nostro territorio già abbiamo vissuto momenti simili, abbiamo visto quello che ci aspetta, quale sarà la proiezione. L'814B, il bravo, campo della bravissimo, bravo, bravo Daniele. Lo Stato, io ho notato questa cosa che è proprio, no, triste, di più schifosa. Lo Stato preferisce tenere le strutture chiuse, abbandonate, piuttosto che aiutare le società che cercano di fare qualcosa di buono. E questa è proprio una cosa vergognosa. Questa è la politica della distruzione, no, della solidarietà. Perché nel momento in cui, no, tu sulla falsa riga del campo della Vigna, del 14B, non sei andato a curarti di là, ma hai pensato andare a mettere i bastoni tra le ruote a una società che sta facendo del bene. Stai sbagliando, questo non è quello che loro chiamano il benaltrismo, no? Loro magari si giustificano, questo è benaltrismo, non è benaltrismo, perché io non sto dicendo a discapito di, ci sono cose peggiori, ti sto facendo notare che il tuo assenzialismo sui territori ha portato alla distruzione, e qualora c'è qualcosa di positivo tu lo devi valorizzare affinché che anche questo posto non cada. È un po' come un effetto a catena, no? Immagina i tastelli del domino, parti dal 14B che viene a terra. Poi cade, cade il campo della Vigna, ora cadrà anche il campo della Vigna. È tutto un meccanismo che sta distruggendo tutti i territori. Arriveremo a un punto che questo territorio sarà solo una terra di passaggio, dove noi dormiremo, la mattina andremo a lavorare al centro di Napoli e torneremo solo per dormire. Questo ci aspetta vicino. Siamo peggio di quei paesini di montagna. Qui non c'è niente. La Virtus era l'unico luogo di aggregazione, di acculturazione, di omologazione, se vogliamo, che ci rendeva tutti uguali nelle nostre diversità, perché tutti accomunati da qualcosa di bello, che era la Virtus. Loro ci stanno privando di questo fattore emotivo sociale, che era proprio il deterrente per far sì che noi ci collegassimo. Ed è come bello la domenica andare alle 18 sul campo della Virtus e vedere la partita con le persone. Persone che tu durante la settimana non vedi, però le trovi là. Ti scambi un discorso, una parola, un sorriso. Daniele, io dico che noi da 80 anni, o grosso modo, di lì, siamo dispensatori di emozioni. Sì. E ti dico di più, Daniele, non solo andare a vedere la partita, ma io che abito veramente a due passi, sentire quelle grida, quella festa, no? Insomma, quando si fa canestro, già quello è una bella sensazione, anche se proprio non vivi il basket. Io penso è proprio per il territorio, è come vivere una festa continua, no? Quando c'è la partita, perché quelle grida di gioia, no? Insomma, che accompagnano io proprio la partita. Infatti io questo direi alla Ferrante: cara Ferrante,
Ok, tu mi vuoi distruggere la Virtus, la tendostruttura, me la vuoi togliere. Hai trovato un'alternativa? Mi vuoi dare il 14B? Me lo vuoi aggiustare? Ce l'hai tutti quei soldi? Vogliamo riparare il campo Lavigna? Là perché non vedi il tuo interesse? Dove sta l'interesse del comune di Napoli? Eppure noi paghiamo le tasse, siamo cittadini onesti, per bene, vogliamo la qualificazione. Perché in quella battaglia non vedi il tuo impegno morale, civile, culturale, sportivo? Dove sta il tuo impegno? Sulla Virtus io vedo un accanimento. Giuridico, lecito, ma lo vedo un accanimento. Sembra quasi che tu dici: io devo fare in modo di fare dei soldi e lo devo fare con chi sta producendo. Forti con i deboli e deboli con i forti. È Questa è così, proprio la tipologia dei è proprio vigliacchi. così, è proprio Cioè, così. questa è la cosa più brutta. È un po' come quando la camorra ti viene a chiedere il pitto. Sto usando dei termini impropri, sia ben chiaro. Sto usando metafore che non c'è, però per farti capire, tu vai a bacchettare chi fa le cose oneste. Poi laddove c'è del malciume. C'è l'indifferenza, c'è il vuoto totale, c'è l'assenza dello Stato. Io lo dissi una volta in un mio libro: noi facciamo parte dello Stato, ma veniamo messi da parte. Questo è il dramma nostro, della nostra cittadinanza attiva. Io proporrei una cosa, ma perché non c'è più De Magistris, che pure abbiamo avuto dei problemi, e Carmine lo sa. Sa che c'è di nuovo. Allora valutiamoci in centro sociale. Siamo anche in un centro sociale. Siamo un centro sociale e vogliamo occupare quella struttura. Per anni è stato permesso, lo facciamo anche noi. Stiamo facendo il sociale. Veniteci a fermare. Fermate tutta Napoli, bloccate l'ex OPG, bloccate i financieri, bloccate tutte le strutture a questo punto. Perché è vergognoso che voi volete fare il business, perché tu volete fare il business su un territorio che non ha la condizione per fare il business, ma vorrebbe solo un po' di serenità e di vivibilità. Vogliamo i requisiti minimi. Quello vogliamo. Questo è il nostro appello. Vogliamo la vivibilità concessa in ugual diritto come viene concesso a tutti. Non vogliamo ostruzionismo, questo non vogliamo. Questo è il nostro appello. Io lo faccio da scrittore, da pensatore, ci sto mettendo la mia faccia anch'io in questa diretta, lo sai, non ho nulla da vedere perché io quando so che sto nel concetto di giustizia vado avanti con le mie idee e i miei ideali e non mi fermo. Quindi da parte mia, come di Mimmo, di Domenica Rubrica Social, noi siamo parte civile, perché per me questo è come un processo, ci costituiamo parte civile della vita. E basta, Perché, scusate lo sfogo. no, Grazie, grazie. Carmine, perché in realtà diciamo, no, insomma, quello che chiede proprio il presidente della Virtus, no, a chiare lettere al comune, alle istituzioni, cos'è? Diciamo, volendo lanciare proprio un appello, no, perché modificare per far partecipare al bando comunque non risolve nulla, no, tecnicamente, no, insomma, perché Assolutamente, io penso che sia assolutamente. proprio una richiesta legittima, quello come ci sono tante altre realtà, affidare di fatto questa struttura alla Virtus, ma proprio come dovere, no? Come impegno morale, no? Per tutta la storia che ha, per la tradizione, per quello che fa sul territorio. O no, insomma. Sì, bravo Domenico, la parola bando deve sparire, deve essere bandita, cioè non deve proprio esistere il bando, cioè non ci siamo, non è che dobbiamo aggiustare la Virtus perché rientri nel bando, il bando non ci deve No. stare. Anche perché poi uno diventa malizioso. Io posso pure pensare che ci sono accordi con terzi che noi non sappiamo, tra il comune e terzi. Io che ne so, ci sono imprenditori, cordate di imprenditori che vogliono venire a fare business a discapito di quello che è il tessuto sociale e culturale del territorio. Ah, sicuramente, non mi Intanto che questo stupirebbe. collegamento con il Sì, la presidente linea forse. hanno censurato del comune. Allora, intanto leggiamo questo commento nel frattempo che il presidente si ricollega. La prima colpa va data a De Magistris che non ha risolto la situazione prima di scappare in Calabria. Siamo messi alla stregua dei centri sociali. E poi c'è questo messaggio di Daniela Russo che dice: sono la mamma di un giocatore della prima squadra e posso testimoniare che sabato e domenica, prima della scorsa partita, ha ricevuto messaggi accorati di bambini del mini basket che chiedevano di vincere per loro, nella convinzione che la salvezza della tendostruttura dipendesse dalla loro vittoria a questo campionato. Loro hanno fatto dei giocatori della prima squadra esempi da seguire, si allenano pensando di poter diventare uno di loro. Complimenti al presidente per le belle parole. Effettivamente sì, anche perché la prima squadra è fatta di persone veramente Sì, poi i meravigliose. bambini sognano, no? E Vedono ho avuto proprio la il fortuna, loro no, punto di di... arrivo, no? Il loro punto di arrivo è vedere questi atleti che giocano nella prima squadra, che sia la serie CD, C2, D, queste varie categorie, far sì che loro siano Sono i proiettati loro e abbiano eroi. qualcosa di bello. I loro eroi, sì, potremmo dire il ciuccio, il capitano, un po' un Superman, un super È un ciccio, no? E supereroe. loro, ma come dove quattro Ragazzi, mani, tutto questo qua, sono i loro idoli, anzi, sono proprio.
Vi voglio fare una domanda, no? Perché io da cittadina, insomma, voglio capire meglio. Questo problema nasce in che anno? 2021, giusto fine 2021? Il bando penso è uscito da poco, ecco. No, anno Ah, corrente, quindi 2022, anno penso. corrente, inizio 2022, bene. E Credo. in questi 40, che la Virtus nasce nell'81, diceva No, Estronzio, no? nel Magari. 1900, Cioè, 40 no, lì. anni. Quasi 80 No, anni, no, mi no, sei no, no, lo so, 45. dico lì dove sta Ah, la adesso, la 32 sono, mi tendostruttura. sembra, una ventina d'anni che si sta là, ma non ricordo preciso, se Ok, qualcuno ce la dice. allora, se loro fossero stati abusivi, come sostengono, che non è vero, perché Carmine ci mette la faccia e dice: guardate che non è vero, perché io ho tutta la documentazione e vi dimostro che non è vero. Ma qualora fosse, voi dopo 20 anni mi venite a fare il discorso quando la struttura è stata aggiustata, Sistemata. sistemata, quando sono stati spesi i soldi dentro. Cioè, dopo 20 anni mi venite a dire che io ho un problema. Me lo dovevate dire subito che non ero adeguata a quella struttura lì. O sbaglio? Cioè, voglio capire Sicuramente. io perché No, ma dopo 20 anni il comune. Questo è all'improvviso ci svegliano questo fondo Uno si sveglia una automatico. mattina. Ah, beh, sì. Però beh, diciamo che il Comune di Napoli, una delle metodologie per fare soldi, anche questo se ci rifletto, oltre a mettere le multe, è cercare di prendere dei pitti dalle società che sono produttive, ma noi non siamo una SRL, la Virtus non è che fattura, non è un fatturato di un'azienda che ha persone a lavorare o produce beni primari, quello che non ha capito il sindaco magari. Cioè, questa è una società che produce emozioni, sogni, e tu mica li puoi No, quantificare. io direi Mica li produce quantifichi. uomini, no, produce gli uomini del Proprio futuro. brava, Tu sì, quindi mica infatti li puoi qui quantificare. parliamo di persone. Sicuramente la Virtus ovviamente si occupa degli atleti, ma qui parliamo di persone, cioè quando Beh, andiamo io ma oltre lo volevo sport. chiedere a Carmine se, quindi, da quello che mi è parso di capire, la Virtus, dopo l'incontro nel Consiglio Comunale che avrà l'ordine del giorno appunto tra i vari question time, questo è la Virtus, ci sarà una sorta di partecipazione attiva di noi cittadini sul territorio, giusto? Il 20, il 20, Il il 20, 20, no? venerdì Di mattina o 20, di... Che orario? alle Mattina, 4, pomeriggio? Alle 4 del alle 4 del pomeriggio. pomeriggio. Quindi già lo diciamo da ora per chi ci ascolta, il giorno Sì, 20, lo non potete dire. precedibile, alle ore 16 ci sarà questa partecipazione attiva per far sì che il nostro grido sia proprio un grido universale, no? Non sia solo radicato qui, quindi è invitata tutta la cittadinanza di Napoli e non solo il circondariato nostro, quindi chiunque si senta moralmente, no? Di scendere in campo perché un fatto di coscienza, no? Vede un'ingiustizia sociale e vuole scendere. Ma a questa manifestazione del tutto pacifica e giusta, può accodarsi a noi, Assolutamente. può accodarsi Pacifica, a noi. pacifica e legalmente riconosciuta. Legalmente riconosciuta, bravissima, è giusto che chiariamo e non è che stiamo improvvisando Assolutamente, qualcosa. no, Assolutamente. assolutamente. E noi continueremo a dare voce a seguire, però io quello che ci tenevo proprio a sottolineare è che qua dobbiamo lottare per chiedere l'affidamento più che la modifica del bando, perché modificare un bando dove c'è sempre il rischio, no, di poi di non poter Esatto. vincere quello che è avere un proprio diritto, no? O no, Carmen, insomma, questo voglio dire. Ci sono Guarda, tanti precedenti in noi questo abbiamo senso. chiesto la revoca del bando, Esatto, la poi revoca del bando. staremo a vedere. Veramente adesso siamo in mezzo al guado, siamo in mezzo al guado e staremo a vedere. Non bisogna mai mollare la guardia e l'attenzione. E intanto ci sentiamo quest'altro messaggio dei ragazzi più grandi, vediamo. Eccoli, li rivediamo. Questo è di Aquilotti. Questi sono gli aquilotti. Perché tu hai detto quanti ragazzi ci sono, insomma, che in Ho totale. detto sui 200, 200. Lasciate la Virtus nelle mani di chi da 80 anni la porta avanti con passione. Noi ci crediamo e da qui non ce l'andiamo. Sempre! Forza Virtus! Vedi, vedi. Questa è la cosa bella, no? Insomma, i ragazzi l'avvertono come una cosa propria, no? O no, Carmine, insomma, è questo proprio Assolutamente, ci commuovono, cioè, assolutamente. queste immagini proprio ci commuovono, no? Capito? Perché ci riempiono di emozione. La Virtus Piscitola è come il Real Madrid, è come il Barcellona, c'è cioè un azionariato popolare, però è di carattere morale, è È di vero. carattere affettivo. Quindi, così è la Virtus. Non Ma c'è chi l'ha appartiene a noi. detto, No? ma
appartiene pure... a tutti. Sì, è vero, è vero. Questo, la Virtus, posso dire che è una delle poche cose che ognuno di noi la sente veramente come una estensione del proprio corpo, no? Una parte di noi, pure chi non sa nemmeno che cos'è il basket fondamentali. Infatti. Questo è veramente è più unico che raro, questo atteggiamento, questa prevenzione, predisposizione di ognuno di noi verso questo clima. Questo, io credo che dobbiamo anche ringraziare i nostri predecessori, che sono stati, come dire, dei maestri, no? Che hanno saputo trasmettere nella maniera più saggia possibile, da Don Severino a Don Mazzi, a tutti i vari storici presidenti. In 80 anni abbiamo da ringraziare molte persone. Sì. Vabbè, la lista è lunghissima, però diciamo, io me l'ho citato i primi che vengono in mente per far capire anche lo spessore culturale e umano che c'è stato dietro alle persone che hanno fatto la storia della Virtus e che faranno, perché io parlo sempre in visione futuristica. Per me la Virtus, come dire, è infinita espansione. Infatti poi c'è questo messaggio di Salvatore Mandara che dice: io sono un giocatore della Virtus Piscinola Under 15 e ci gioco da piccolo. Questa società è come una famiglia, un punto di riferimento per me e i miei compagni di squadra, no? E questi sono i messaggi più belli, no? Perché ti dimostrano che non è solo un momento di svago, sai, insomma, quando uno fa sport, si iscrive in palestra, okay. Cioè, ma là è proprio come dire, un punto di riferimento, come dice Salvatore, no? Sai che là trovi delle persone che ti possono ascoltare, non solo per lo sport, ma qualsiasi problematica, trovi amici, un punto proprio, è un faro proprio. E quindi non devono spegnere assolutamente questa luce, che è una delle poche luci che abbiamo su questo territorio. E dice Maria Esposito: sarà una prova per i consiglieri comunali della zona per valutare che considerazione hanno al comune di Napoli. E io penso che nella zona i consiglieri già siano proprio veramente all'opera, perché pure per loro questa è una ferita, e quindi porteranno certamente avanti questa battaglia fino allo stremo, e noi dobbiamo dare tutta la forza, no Daniele? Quindi partecipiamo anche noi, ricordiamo questo appuntamento che ha detto il presidente il 20 alle ore 6. Non dobbiamo lasciarli soli, no? Penso a combattere. Io penso che ognuno di noi può fare proprio la propria parte, no? Per dare una mano, perché se ci facciamo sfuggire anche questo, cioè veramente, allora buonanotte, cioè chiudiamo proprio, insomma, cambiamo proprio città, andiamocene via, insomma, o no? Perché come si fa perdere una situazione del genere? È impensabile, Dominga, come hai detto tu, no? Sono quelle poche cose belle che quando passi per il nostro territorio ti fanno sorridere, ti fanno emozionare, altrimenti che vedi? Niente, cioè vedi le strade grigie, i palazzoni, le cose, e buonanotte, ecco. Mi sono già espressa, sono solo arrabbiata, delusa, amareggiata, anzi, ripeto, si dessero da fare per crearne, aiutare loro, noi, a crearne altre di queste situazioni, piuttosto che distruggerle, perché questa è una distruzione. Questo non è un fatto che accade. Io ovviamente ripeto, speriamo che va tutto bene, ma questo non è un fatto che accade, questa è una distruzione che loro fanno. Attenzione, cioè loro distruggono qualcosa. Perché tu sai, io vengo dal mondo sanitario, lavoro in ospedale, e la definizione dello stato di salute è proprio un benessere psicofisico e sociale, no? A parte stare bene in salute, ma anche nella società, nel sociale. Noi già siamo danneggiati perché, come dire, esatto, il nostro territorio è quello che è. Se ci togli pure questo, cioè vuol dire che veramente la nostra salute è proprio... Mimmo! Sono tutti problemi tecnici al telefonino. Io vi voglio salutare, voglio ringraziare per l'ospitalità che ci avete concesso e per l'amplificazione che avete dato al nostro problema, e vi aspettiamo venerdì 20 alle ore 16 a partire dalla tenda. Grazie a te, grazie. Grazie. Non mollare. Grazie. Grande. Ciao, Ciro, ciao Carmen. Allora io voglio solo leggere questo commento di Anna Ruoppo, che dice: sono la nonna di un under 13 femminile, aiutateci a salvare la Virtus Piscino, non spegniamo le speranze e i sogni di tutti questi ragazzi, ecco, insomma, e quindi sicuramente noi faremo veramente il possibile, Dominga e Daniele, no? Insomma, nelle nostre possibilità, a parte proveremo a riospitare di nuovo Carmine, magari già tra 10 giorni, per capire come stanno le cose, perché questo è anche un momento, ecco, vedi, non solo
per dare speranza, no? Perché sentire la voce di Carmine, no? Che ti dice come stanno le cose, no? Insomma, ti dà pure, no, più tranquillità, o no, Dominga, insomma. Quindi... Sì, sì, poi lui ha un modo affascinante di parlare della Virtus, si vede che c'ha questa passione, questo amore, è una persona molto competente, formato, cioè è un bene prezioso per questi ragazzi, per... Domenico, io più di quello che ho detto non posso dire, no, perché sennò dico male parole. No, voglio solo ricordare che c'è anche una petizione, c'è un link, sì, Facebook, dove è possibile firmare proprio la petizione Salviamo la Virtus Piscinola, e quindi questo è il link che vediamo in sovraimpressione, quindi invito tutti, come ho fatto io, Daniele, anche tu, Dominga, puoi fare, a firmare, sì, la petizione. E allora diamo appuntamento alla prossima puntata. Ringrazio Carmine, ringrazio te, Dominga. Grazie. Daniele, hai avuto il collegamento. Siamo rimasti. No, non so se per chiudere avevi preparato, no, insomma, un momento musicale, così magari per allietarci. Dici, facciamo un momento musicale? Non lo so, io volevo fare un brano. Per... dedicato a te proprio, ci hanno abbandonato. Così mi chiamo. No, io avevo scelto un brano perché per due motivi. Uno, perché è di un artista della quale oggi si ricorda, insomma, c'è il 27° anniversario della sua scomparsa, che è un artista che io amo molto. E anche perché il brano, secondo me, parla dell'incoerenza delle persone, e quindi penso che possa andare bene. E grazie a tutti, buona serata, ve lo dedico col cuore, scusate l'emozione, e alla prossima. Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvviso di te, prima la verità poi mentira tu, senza serietà. Come fosse niente, sai, la gente matta, forse troppo soddisfatta. Segue il mondo cercate, quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, sciogliamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, davvero di più. Amici, buonasera a tutti.
Per chi non mi conosce, sono Giuseppe Guarino, il capitano della Virtus Piscinola. In tanti ce lo state chiedendo, a me anche in particolare, visto che sono il capitano da tanti anni con questa squadra, che gioco da ben 26 anni con loro, che squadra non la posso definire, anzi questa società per me è una famiglia. Mi ha visto davvero crescere, anche nei momenti di difficoltà. Sono venuti fino a casa a prendermi per portarmi al campo. Questa società da questo quartiere non può mai andare via, ma non solo per me, per tutti i giovani, come lo ero io, ad oggi anche loro hanno un sogno. Anche loro vogliono diventare grandi in questo settore. Noi ci stiamo riuscendo, anzi ci siamo riusciti, e in questa settimana così delicata purtroppo c'è questo, come dire, questo pallino che non se ne va dalla testa. Io spero che questo videomessaggio vi arrivi, in particolare a voi che avete messo questo bando per questa dentro struttura. Vi chiedo solo la gentilezza di modificarla, anzi vi invito domenica alla nostra dentro struttura in una partita delicata dove giochiamo un posto per i playoff, che in 26 anni che io gioco non li ho mai fatti, per la C1. Per la serie C1 stiamo parlando. Vi invito anche a voi a vedere l'esperienza che si prova a stare su quel campo. Ora vi mostro anche un'altra cosa. Questi sono i miei 26 anni. Ve li ho messi apposta qua per farvi vedere. Tutti con lo stesso numero. Mi sono fatto prestare le maglie da nessuno. Ce le ho conservate. Questo è l'oro di casa mia. Come potete vedere, le ho messe esposte, ma ce le ho conservate. Come la mia parete attrezzata. Vedete quei due palloni? Gli unici due campionati che siamo riusciti a vincere. Con le nostre forze l'abbiamo fatto. Ci sono stato quando hanno festeggiato i 50 e i 70 anni di storia con questa società. Riallacciando al discorso di prima, per noi non è solo un campo. Anzi, noi siamo tutti lavoratori. Nella prima squadra andiamo tutti a lavorare, ma la sera, quando sappiamo che abbiamo allenamento oppure abbiamo una partita importante proprio come quella di domenica, per noi il punto di sfogo è quel campo. Quando abbiamo i malumori, quante volte ho chiamato, mi servirebbe andare un po' al campo, sto un po' nervoso, venite a prendere le chiavi. Noi non veniamo pagati, come è la nostra società, così noi giocatori, noi andiamo a lavorare tutti. Per favore vi chiedo, rivediamo questo bando, vi aspetto domenica. Salviamo la Virtus Piscinola.